Sono stata un po' la referente del progetto che si chiama Competizione e Tecnologia. È stato un progetto che è iniziato l'anno scorso, durerà 3 anni, anche in collaborazione con l'Università di Perugia. E in cosa è consistito? Nella realizzazione appunto di un robot che avesse poi alla fine dei 3 anni diciamo una finalità di andare nei posti ostili per l'uomo, perché inquinati, perché non comunque in condizioni tali che in cui l'uomo non potesse andare. Questa è la nostra macchina, il primo step, dove c'è stata solo la costruzione del primo livello, solo con la movimentazione diciamo del robot. Quest'anno dovrebbe partire invece il secondo livello, che è tutta l'implementazione del processo di automazione, quindi con la sensoristica, e per poi partire al terzo anno invece avrà una telecamera, il livello 2, con la telecamera e con un braccio diciamo meccanico che possa raccogliere dei campioni e quant'altro. Il progetto nasce da un'idea di collaborazione qui con l'Istituto Tecnico di Terni, con lo scopo di favorire la diffusione della cultura nel territorio, ma anche con lo scopo di costruire qualche cosa insieme, di collaborare con le aziende del territorio e con l'università. Abbiamo quindi pensato che un robot fosse l'oggetto ideale. C'è dentro il meccanico, ci sono dentro dei motori elettrici, c'è dentro dell'elettronica e poi ci sono gli strati software più alti, diciamo l'intelligenza di bordo. Questo oggetto è stato costruito interamente qua dentro, con una collaborazione importante tra docenti e professori, e adesso l'idea è di sviluppare il segmento superiore, quindi l'intelligenza di bordo, sistemi che possano muoversi da soli in un ambiente, costruire la mappa, pianificare i percorsi, e le applicazioni sono molteplici, aiuta i disabili, aiuta le persone anziane, quindi un settore in pieno sviluppo, in piena crescita, il settore della robotica di servizio che entrerà nelle nostre case e nei nostri uffici nei prossimi anni.